Buongiorno a tutti, salve a tutti, Seven di Every Eye. Siamo qui con l'Xperia Touch, già avviato e un piano di lavoro decisamente temporaneo. Come notate sono dei fogli A4 collage, questa è come viene visualizzato, brutto tempo da giorni. Il device, ok, facciamo una rapida scrollata. Per mostrare l'interattività, notate che la superficie non è ottimale, però guardate già com'è. Fare modalità. Interfaccia la classica Sony, pochissime personalizzazioni. Notate c'è anche Every Eye, ah vabbè c'è anche concorrenza, ma Ripple è ottimo. Allora, ugualmente, quello che volevo mostrare è vedete, ok, la digitazione, guardate ad esempio benchmark. Installiamo qualche benchmark soltanto per provarlo insieme. Il rapido blitz ci vuole sulla nostra home page, Chrome Dev. Beh sì, ricette in cucina. Mostro è pubblicità occulta. Purtroppo. Stiamo vedendo insieme questi. Ok, ci siamo. Questo è lo scroll. Prendiamo per esempio un articolo. E non siamo a livelli di interattività. Beh, qui è soltanto Maps. Prendo esempio Maps. Questo per mostrarvi come magari sono una superficie precaria. Credo dipenda molto dal fatto che stia aggiornando il sistema, però dobbiamo ricaricare la batteria perché se non è almeno al 50%. Vabbè. Questo qui è il device, ve lo mostro rapidamente. Fascia base, c'è un unico pulsante qui, non c'è una porta USB, c'è solo l'HDMI che per una posizione infelicissima qui dietro. C'è anche l'alimentazione. Ok, con questo primo incontro andiamo, possiamo chiudere qui. Altra cosa che vi mostro, tipo sconto. Che tempo fa oggi? Non funziona molto bene. Chiama Paolo. Che tempo fa oggi? Ok, oggi a Civitella Roveto, Abruzzo sarà poco nuvoloso con temporali, con una temperatura tra 5 e 12 gradi. bene, dopo questa bellissima notizia, direi al prossimo video. Ciao.